Cioè, per la stanguillini? Io quello che dico o che ho fatto l'ho vissuto, hai capito? Non è per sentito dire, perché io sono arrivato qua nel 1963, adesso 50 anni. 63. Però prima di venire qua, da Stanguiglini, avevo già fatto carriera diversamente. Dove? Io ho fatto la carriera, ero già. Io sono andato a Torino, sono stato assunto a Torino nel 1957, e avevo 17 anni. Torino, Fiat Mirafiori Torino, Ufficina 85. Giovane che ero, io sono nato in mezzo alle mostre, capito? Quindi quando andavo a scuola elementari, era ragazzino a scuola elementare, la mattina andavo a scuola, pomeriggio all'ufficina. A parte che ce n'era uno, si chiamava Celso, ma quello lì non faceva macchine, faceva il timpani, da organo e quelle cose lì. Questo qua, fine 800, inizio del 900, già aveva l'idea in testa per le macchine, le macchine da corsa, insomma, da fare qualcosa, che aveva in testa, ma non sapeva neanche cos'era la corsa, per dire, a quei tempi. Comunque lui, questo qui poi è morto precoce, ma suo figlio Vittorio, aveva 18-20 anni circa. Ha avuto il coraggio di portare avanti le idee di suo papà. Ecco che 1900, 1910, 1900 lui ha partecipato a Torino a voler trasformare quei motori da corsa, i motori che faceva Torino e così via, finché non si sia organizzato praticamente per gli stampi, per le fusioni, per, diciamo, Sì, quindi era organizzarsi. così. Però le prime macchine cominciano a costruire nel 1910 ed è stato Vittorio, suo figlio, che aveva 18-20 anni, però Vittorio è morto lo stesso nel 1980. È morto anche Vittorio. Aveva 65, 66, 67 anni quando è morto. E rimase suo figlio Francesco, terza generazione, ancora oggi titolare, chef. Francesco. Allora, Francesco poi è la terza generazione. C'è il suo figlio Simone, che ha 36 anni lui, qua 36, sì, quasi 37, è il pilota della Stanguilini. Simone. E questo Simone naturalmente è la quarta generazione. Il figlio di Simone, il nipote di Francesco, che ha 7-8 anni, 8-9 anni, c'è cioè questo qua. Vedi, già va nelle macchine, già l'hanno nel sangue. Questo qua è la quinta generazione. Ecco, e allora sa com'è, insomma. Stanguilini, perché Stanguilini ha costruito piccole cilindrate, a grande potenza, con la sua tecnica che aveva. E allora, piccola cilindrata ma grande potenze, ha costruito delle macchine cominciate da 250 di cilindrata, sicuramente via 250, ma poi passiamo, non si preoccupi. E questo per esempio è un 750. 750 di cilindrata, 90 cavalli di potenza, che gira, girava e gira fino a 9500, 10.000 giri. Ecco che lì ha cominciato a costruire. Questo è 1100. 96 cavalli di potenza e che gira un po' meno dell'altro, 8500 giri. Insomma, poi fa tanti motori di tutti i colori, però non più di 1300 di cilindrata. Questa Stanguilini è stato il primo costruttore a Modena, nate le macchine, nate le carrozzerie, nate tutto. Però è stato poi l'ultimo a mettere insieme il museo. Questo museo l'abbiamo messo insieme neanche 10 anni fa, circa. Qual è il problema? Riviste piccoline, intanto qualcosa uno può vedere già. Questa era, come si chiama? Nuvolare. Devo Ecco per esempio, qui si comincia a vedere le officine, magari la fabbrichetta degli anni 30, con i modelli degli anni 30 e così via, per dire. Questa qui è quella 2008, Ah, quella questa, macchina lì. che è quella lì, che è in Spagna. Che è venuto pure alla festa di 300 anni, di Bona, è morto. Questo qui era a Como, è morto 3-4 settimane fa, l'ultimo pilota Stanguilini, 86 anni, per esempio. E le prime macchine da strada, macchine da corsa, macchine da strada, macchine sportive, le prime macchine da strada. Ecco, qui per esempio a Monte Carlo. Il principe già sta Grayscale. premiando i piloti Stanguilini e così via. E
Questa qua è l'ultima sede che eravamo in centro, in via Sghedoni, che è tale quale come l'avete qua, ancora, solo che vuota. Perché le autorità a quell'epoca ci hanno detto no, l'industria non può stare più in città, dovete andare fuori. Mm-hmm. Qua era tutto campagna. Allora hanno comprato qui il terreno e hanno fatto quegli stabili. Però la sede originale è rimasta. Quella scritta Fiat è ancora lì. Mm-hmm. È di muratura però, fatta di sassi, non è che è scritta così. Sennò... Perché, la, come si dice, anche la prima concessionaria Fiat a Modena era andata a Sanguilini, perché era Sanguilini che già partecipava a trasformare a volte i motori Fiat da corsa e così via. E qui è arrivata a Modena, chi la diamo? Perché qualcuno ha detto, qui ci vuole l'assistenza, le mm-hmm. macchine Fiat, in giro per le zone, è arrivata a Modena, dice, chi la diamo? La zona, la Sanguilini, che trasformava le sue macchine. I test, i freni dinamometrici, per dare sale prove, costruite i motori, costruite le macchine, beh, ma doveva anche provarle, i piloti, come si dice, i motori, i giri, il consumo, la potenza, i giri, tutte quelle cose lì. E non solo in tutte le altre fabbriche, io fino a 15 anni fa in Maserati ci andavo io a fare la manutenzione delle nostre sale prove, per dire. E non solo nelle fabbriche, nelle officine, cose, ma anche nelle scuole tecniche industriali. L'ultimo sala prova l'ho montato io a Conigliano, Conigliano Veneto per esempio, c'è un altro istituto tecnico lì, insomma, stanno lì. Ecco, queste qua per esempio, vedete, queste qua, le macchine, non avevo mai visto questa qua, queste qua le facevamo negli anni 70, vedete? Mm-hmm. Macchine da strada, modelli. Come ho detto, questa è una brochure che c'ha 7-8-10 pagine. Ecco, io vado a Manuele Fangio. Uh-huh. Questa Sanguilini, questa qua è una fotografia che è stata fatta lì quando abbiamo fatto il museo, quell'angolo lì. Ah. Questa qui è quella cosa di sopra, così qui. Uh-huh. E niente, poi è morto anche lui. Sì. Fangio è morto anche lui. Simone, il pilota Sanguilini, ecco. Uh-huh. Questo è il figlio di Sanguilini. Grande pilota Simone. L'anno scorso Monte Carlo l'ha vinto Simone. Uh-huh. Il Gran Premio di Monza l'ha vinto Simone. Questa qua. Quella macchina blu lì. Ma adesso poi le spiego perché quella macchina blu e così via. Altre macchine da strada, vedi? Questa qua, per esempio, la trovi da Ferrari. Quando va al museo... C'è anche nel quadro. C'è anche lì nel quadro. Quando va a casa Ferrari, trovo questa, trovo una Junior da corsa, sempre rossa, un motore e così via. Questa qua è la Sanguilini. Alla d'oro, barchetta alla d'oro, è stato fatto 12 pezzi. Questa qui è un'altra macchina da strada. Qui sono io, negli anni 70, guarda qua. Dosso ai motori. Quale? E chi è, mannaggia? La unica corsa e così via. Però se lei va prima di lunedì, per esempio, mi trova lì. Ci stanno scritti vicini, Stanguellini, capite? Poi le vede. E così via. Ero io. E qua quando abbiamo messo insieme il museo, insomma, questo qua è per farti vedere un po'. Anche sul corrente di Alvi Modena quando non era neanche asfaltato. Questo è il modello Delphi, come un pesce, vedete? Sì. E sono stati costruiti tre pezzi di questi qua, tutte e tre sono ancora al mondo. Uno non so, Jovan Kalasaki in America, un pilota, Kalasaki, non so se hai sentito nome. Questo qua è il 750, sono costruiti circa 12 pezzi che monta quel motore lì, questo 750 e 750. La Junio, questa Junio qua, la vedi blu? La blu è perché è un colore francese, il blu. Allora, arrivando un po' alla storia, questa macchina è stata venduta in Francia negli anni 1956-57, è stata venduta in Francia, distillata in Francia, ed ecco che la Francia ha il colore blu ed era blu. Adesso, come dicevo, Stangolini gli piace anche adesso quando li trovi in giro per il mondo e riesce a ricomprarle, giusto perché si tratta della sua collezione, allora li compra e li porta a casa. E quella lì l'ha ricomprata in Francia e l'ha portata di nuovo a casa. Perciò è andato, ma no, la macchina va benissimo e Simone ci corre adesso con questa macchina qua. Queste sono state fatte più di 250 pezzi di queste. E ci sono in tutto il mondo. Mi hanno telefonato 2 settimane fa da Ecuador. Ecuador, un altro pilota Stanguellini, un'altra macchina così lì. Guarda, mo, il pilota Stanguellini, guarda qua. Pilota, intanto, Wolfgang von Trips. Conosci chi è? Sì, è un pilota tedesco. Sì. Lorenzo Mantini, Fritz Dore, Walt Hanske, Michael Mayer,
collaudava io ma non lo faccio. Poi c'era Di Bono che è morto 3 settimane fa, poi c'era Nuvolari, insomma chi sono questi? Tutti i grandi. C'erano altre macchine da poter dire. Questa qui per esempio, c'è quell'epoca. Questa è 250 di cilindrata, 6 volte record mondiale di velocità. Il Colibri. Una solo, unico esemplare, ma bella e importante in tutto il mondo. Vedo. Conquista a Monza nell'ottobre del 1963, sulla pista alta velocità, 6 volte, 6 il record mondiale di velocità. Fra essi ha ottenuto sui 200 km la media di 164. Però, considerando che ha un solo cilindro e una cilindrata di 250, 50, naturalmente tantissimo. Per quella categoria 6 volte la migliore al mondo. Tutto fatto a mano, fatto di alluminio, quindi a quei tempi magari l'alluminio non era un materiale tanto squisito come adesso, questo e quest'altro, però era sempre alluminio e quindi durava sempre più di tutti gli altri. La Modena 1. Cosa significa questo? Questo significa la carrozza senza essere più travinata dai cavalli a quell'epoca che andava da sola. Quindi la prima macchina che andava da sola. I fanali, per esempio, vedi? Il carbone, il fiammifero si accende e così via. Ecco. E questa qua è la prima macchina, naturalmente, la prima carrozza non più trainata dai cavalli, ma che la mettevi in moto con la tecnica, è nata a Modena e andava. Ecco. Bellissima macchina. Tutto era funzionante anche questa qua. 1900, che poi è stata immatricolata nel 1908, se vedi il coso lì, perché a quei tempi naturalmente anche l'ufficio della motorizzazione, questa cosa non esisteva. Quando poi si è cominciato a costruire sempre più macchine, con livello Torino, Fiat, quella, qualcuno ha detto qui ci vuole un registro, ed è uscito questo registro, l'automobile, che è cominciato nel 1908. Ed ecco, questa poi è stata in quel caso naturalmente immatricolata come prima macchina a Modena. Qui c'è un regalo dal signor Vittorio, suo figlio Francesco, oggi titolare, gli ha fatto quel regalino lì quando lui aveva 8 anni. Un modello come una macchina normale in tutti gli effetti. Funziona con le sospensioni anteriori in quella maniera come normale, che funziona bene, il motore, 3 marci, trasmissione, tutto insomma. È una macchina a tutti gli effetti, piccola ma a tutti gli effetti. Comunque velocità fino a 50-60 all'ora, e di queste però ne sono state fatte 3. Sì, lo so che uno è per avvocato Agnelli, giusto? Sì, proprio per il figlio di Agnelli, sì, è vero. Figlio di Agnelli. Figlio di Enzo Ferrari, poverino, perché erano i figli dei suoi amici, naturalmente, sì, il signor Vittorio. No, è stato magnificamente, benissimo. Ecco, velocità, fate le urla quando la metti in moto, fino a 50-60 all'ora, se vuoi potete anche. Quando andavano a correre a provare le macchine nell'autodromo, il signor Francesco, che è oggi titolare da 8 anni, ci correva dietro con questa macchina. Bellissimo. Qui passiamo un po' al sport. Vedi, per esempio, anche a cartellone vedo tante macchine, sport, sportive, così via, di tutti i colori, di tutte le maniere, sempre le stanguillini. E come detto, perché magari sono anche quelle lì macchine che non abbiamo vere e proprie, perché non sono state, diciamo, tenute. Però ce ne sono state fatte tante abbondanti. Questo qui è un modello sportivo dell'anno 1938. Puoi immaginare già l'idea, l'aerodinamico, già quei tempi che avevano in testa i stanghini. Questa qui è un 1940. Ogni modello di quelle lì sono state fatte appunto quei 10, 12, 15 pezzi. Questo qui è un 1940, 1100 bialbero, e che vanno così bene, che hanno partecipato alle concorse, alle gare, all'esposizione, insomma, come di solito. Sabato scorso, per esempio, abbiamo uno che ha partecipato a un concorso di eleganza,
ed è stata anche valutata, premiata e così via, che è stata poi quella di là. Quello in L'ultima di fondo. là, l'ultima di là. L'ultima di là che è stata premiata e tutto, vedi? Vedo come si facevano le macchine, quindi sempre tutto a mano. Qui da ingegnere ho dei disegni che non sono mai esistiti. Tutto sta, come dice la testa e il cuore. Quindi quando uno ha in testa che tipo di macchina voleva fare, cosa si fa? Si fa lo stampo, naturalmente, il manichino, lo stampo saldato con i filoni e così via, di quelle che uno ha in testa di fare, poi si picchia l'alluminio intorno e si realizza la carrozzeria. Naturalmente, mentre si va avanti e vedi che non è come la testa ha pensato, si corregge praticamente, non sono mica problemi poi. E quelle lì praticamente sono appunto i manichini o gli stampi che si facevano appunto per ogni tipo di macchine che uno voleva costruire. Qui per esempio c'è il delfino, qui ce n'è un altro. Di tutti i colori. Ecco, questa qui è un 750. Il motore è quello lì, per esempio. 750 con il motore lì, Ah, ok. sì. E difatti l'ultima gara è stata fatta in Inghilterra, il Goodwood, Sì. dell'Inghilterra. Molto bene, molto importante. Questa qui praticamente, vedi, ha due sedili dentro e in quel caso, come adesso, si guida e si va via una sola persona. Quando ha bisogno di andare insieme o in duo, in coppia o così via, va via questo coperchio qua, c'ha già l'altro sedile dentro e diventa in quel caso una barchetta come quell'altro. 1100 di cilindrata, 104 cavalli. Tanto per Questa qui è una Lotus, ma non è più una Lotus, adesso è una Stanguilina, c'è rimasta la Lotus solo la carrozzeria. Altrimenti tutta la meccanica, la tecnica, tutto Stanguilini e vi ha dato grande soddisfazione anche questa macchina. Eccoci, 1100 di albero, vedi come si piegano ancora, come si fa a piegare i tubi a mano e così via, quindi praticamente tutto è fatto a mano perché noi ancora oggi in officina e reparto corse, che l'assistenza la facciamo ancora in tutto il mondo, ancora oggi per quelli che uno ha bisogno, pezzi di cambio o anche dei motori completi naturalmente, però sempre oggi come allora di automaticità non c'è niente, tutto a mano, tutto a mano, tutto a mano. Questo motore 1100 di cilindrata gli ha dato 104 cavalli in sala prova. Incredibile. 104, 4 cilindri, allora motore, cambio, differenziale e così via, tutto sta quello lì. Ce l'ha fatta, bravo, bravo. Perfetto. Questo qui è un 750, guarda, sai cosa ha raggiunto Simone con questa macchina qua? Come velocità? 230. Sembra brutale, tantissimi. eh? Simone come pilota è forte, è uno che ha i peli sullo stomaco, terribile. Per esempio l'anno scorso Monte Carlo l'ha vinto lui, Gran Premio di Monza l'ha vinto lui, però anche con quella lì ha dovuto fare circa 300 km all'ora, 300 no, ma 272-80. E questa qui praticamente con 750 ha raggiunto fino a 230 km all'ora. Vediamo Fangio cosa dice. Una vita a 300 all'ora negli anni No, no. 50, 60. Anni 50, anni 60, una vita a 300 all'ora. Con naturalmente motore 1100 di cilindrata, 4 cilindri, aspirato con la benzina che quella che era a quei tempi, 300 km all'ora. Ma mi Tantissimo. dica lei allora, la Formula 1 oggi cosa dovrebbe fare? 600. Che intanto ci dice l'entrata, non si sa quante sia, 2000, 3000 e così via. Dei cilindri da 5, 6, 7, 8, 10, fino anche 12 si può dire. Poi con tutto oggi, naturalmente la tecnica Elettronica. moderna, elettronica, la leggerezza e così via,
cosa fa? 300 all'ora, ma Dio cane, ma fangelo, dice fangelo, non lo dico mica io, Dio buono. Questo qua, per esempio, è tutta la carriera di Fangio con Sanguinini sul tempo, guardalo qua. Fangio. Questo qua è un quadro che alcuni anni fa è stato esposto da parte del Museo Artistico di Fangio dall'Argentina. Uh-huh. È stato esposto qui a Modena, nella manifattura tabacca, insomma, nel sabato. È stato per 3 mesi. E questo qua l'avevano loro. Poi quando sono andati via, quando sono arrivati, sono venuti a salutarci e così via, va bene. Quando sono andati via, dice, questo qua, visto che era la carriera di Fangio Costanguellini, dice, allora tenetelo voi, che sta bene anche tenere. E loro ce l'hanno lasciato qua. È molto bello, andate, che dimostra addirittura, naturalmente, quel che realmente era. Uh-huh. Attrezzatura, naturalmente, all'epoca non si andava in negozio per comprarla, non esisteva. Bisognava tutto farlo a mano, uh-huh. anche se uno aveva bisogno di un paio di pinze, praticamente bisogna che si ricostruiva. Uh-huh. E noi ancora oggi, la verità, nei nostri vecchi magazzini, non magazzino, ma magazzini, perché puoi immaginare quanta roba c'è ancora che ne varrebbe la pena o che mostra deve essere mostrata nel museo, esposta nel museo. C'è tanta roba che merita di essere esposta nel museo, uh-huh. naturalmente. Solamente che quando siamo partiti insieme al museo non ci siamo reso conto della grandezza, il locale, la quantità e così via, alla fine è così poco posto, naturalmente, che la roba non riusciamo a esporla perché non c'è posto. Ma altrimenti c'è tanta roba a livello attrezzature, estrattori, tanta attrezzatura allora che si poteva fare a mano. E che merita di essere esposto nel museo, però per adesso non abbiamo mica tanto posto e allora abbiamo esposto quello che si poteva. Vedi, questa qua per esempio è stata sempre la regina dell'officina, uh-huh. l'ingudine, sempre al primo posto, uh-huh. la regina dell'officina è stata sempre questa qua, anche a quell'epoca o anche, si può dire ancora adesso, perché come vi dicevo, nel nostro officina del fatto corso, ancora oggi di automaticità non c'è niente, uh-huh. tutto manuale, si fa tutto a mano, come oggi come a quell'epoca, giusto per dare l'importanza e tenere in modo la storia naturalmente e la caratteristica delle macchine come sempre. Questo qui è un forno manuale, lo dice poi qua anche, 1880. E allora questa era una di quelle prime macchine, di quelle prime macchine che andavano a mano per poter costruire della roba, dei pezzi, naturalmente per costruire le macchine. Quindi se lei si ricorda, magari ne avrà visto, con questi torni, che ci sono tanti riduttori, tanti ingranaggi di riduttori giustamente per fare qualsiasi tipo di velocità che uno voleva, praticamente diminuire o mettere la velocità. Stangolina ha subito risolto il problema, tolti via tutti gli ingranaggi, ci ha messo il cane e lì naturalmente fa la velocità che le pare tutti i momenti. Mm. Sì. Un tornio manuale, qui c'è un trapano. A proposito, forse a lei li può interessare. Qui ci sono dei DVD, mm-hmm. questo apparecchio qua, ci sono dei DVD, dinamo, motore d'avviamento, tutte quelle cose lì. Questo per esempio è un caricabatteria, mm-hmm. fatto a mano, naturalmente, perché all'epoca si poteva costruire, non, sì. Non c'era che da poterlo comprare. Banchi da lavoro, naturalmente di legno, che ne avevamo la bellezza di 30-40 e quindi abbiamo potuto esporre solo uno, sempre per via del posto, uh-huh. insomma, ecco, ma a grosso modo naturalmente questi erano i banchi di lavoro, di legno, questa per esempio è la bilancia, era quelli che si pesavano le BL quando facevano il motore, sacca di BL naturalmente devono avere un peso giusto uno con l'altro, uh-huh. e così via, perfetto, insomma, sì, tutte quelle cose che... Ecco, qui c'è un freno dinamometrico per le sale prove, il test per poter costruire le sale prove. E, abbiamo fatto di tutte le misure, voglio dire, per piccoli motori, indirizzi dei clienti, oppure le targhette per delle macchine, i tipi della macchina, il numero di telaio, insomma, per quelli che ci voleva e così via. E si facevano tutto a mano, naturalmente. Ecco. Qui facciamo, passiamo un po' alla collezione Stanguellini, sì. che
lui gli piace tanto anche le macchine da tutte parti del mondo, perché non è che quella persona dice no, io sono sanguigno, le mie sono le migliori. No, lui ama le sue macchine, è stata una tecnica sviluppata dall'inizio, è sempre andata benissimo, però ama anche tutte le altre macchine del mondo praticamente. Questa qui credo che Simone ha fatto il diploma da pilota, ecco, con questa macchina qua, 56.3. Vuol dire anche un po' se gli interessa, non lo so, come abbiamo le macchine. E qui praticamente sento il signor Sanguilini, che non solo è una persona molto 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 umana e così via, ma era anche un grande maestro. Mi insegnava come si faceva a lavorare e come tenere le macchine. Dice, ragazzi, perfetto, tenete sempre presente che l'immagine è al primo posto, e difatti è così, non sbaglio mica. Quelle le macchine, tutte nella stessa maniera, tutte funzionanti, tutte perfette, quindi praticamente, perché è una bella cosa anche qui. E noi in questo ambiente naturalmente siamo stati abituati in questa maniera e non ne possiamo fare almeno, ecco, alla morire. Bellissimo. Questo è il Maserati Sebring. Sebring Maserati. Non è che uno tutto lei quando lui. Ah, l'ho anche detto, mi presento ieri. Sono venuto dentro col 600. Questa qui per esempio è una Alfa Giulietta 1300 SS Super Sprint. Super Sprint. Io ho visto solo quella versione rossa. Allora, questo qua è per l'aria, perché altrimenti sono via. Questa qui per esempio invece è un 1900 Alfa o Alfone, meglio dire, perché questa era l'Alfone della polizia negli anni 50. Però la Francesca Sanguinini qui ha fatto la carriera per l'America, per il Messico, guarda. Questa macchina qua è stata trasformata, naturalmente preparata da Francesca, che ha fatto la carriera per l'America nel Messico. Qui abbiamo il BB, che senz'altro lo conosce bene. Sì. Qui abbiamo il 1900 Alfa di nuovo, però è la super light, la super leggera. Super leggera, sì. Che poi fra l'altro Simone con questo ha fatto il 102 classe di nuovo. Sì. Tutto funzionante, perfetto, magnificamente. E questa è la 1900 super leggera. Qui abbiamo la Lancia Aurelia, che io lo dico sempre, questa è una di quelle macchine che uno che se ne intende un po', è bellissima, è perfetta, precisa, così. Andiamo, per esempio, guarda, ancora oggi. Funziona perfettamente. Com'è? Motore V, naturalmente, due testate. Funziona perfettamente. Quest'altro invece è X-Cap 150 automatico. Bisogna vedere il motore di questo 275. È chiuso. Chiuso. Sì. Chiuso perché, oddio, sia queste che quelle lì, quelle macchine sono un po', diciamo, preferiamo tenerli chiusi, sì, perché sì, sono sì. Purtroppo, lei può capire, la gente non può più. Cominciano a salire tutti. Uno aprire e chiudo continuamente. Sì. Allora, questo è il 275 GTB. Molto bene, molto funzionale. Quindi anche questo è proprietà del signore, giusto? Tutto Sanguilini. Simone le guida, Simone fa il pilota. Sì, sì. Ma la ditta naturalmente è società per azione, padre, figli e tutti praticamente, quindi tutte di Sanguilini. Degli Sanguilini, insomma, sono suo padre e suo figlio, quindi sono sempre loro. Quindi. Questa qui è l'ultima novità di Modena. L'ha vista quella macchina, no? Sì.
Quindi questa è quella macchina che non è più il pilota che guida la macchina, ma è la macchina che guida il Guida pilota. pilota. Ascolti, qui ci sono i souvenir, stangolini. Lei, quelle che gli interessa, ci guardi puro e si fanno il loro servizio. Servizio fotografico. Perdono, poi il recupero e poi la prossima volta ti do indietro. Allora, questa è Mistra Maserati. Tutti funzionano naturalmente. Questo qui è il Ghibli Maserati. Questo è il Camsi. Questo è il Pagoda. Qui c'è il Montreal. Montreal. Il Montreal. Il vino 2-4. Tutto funzionante, il 1003 Alfa Junior oppure Scalino, lo chiamare come vuole. E il K2, il Jaguar, e là ci sono degli altri, ci sono ancora. Ma in totale quanti sono la collezione? Saranno 50-60. 50. Questo è il 2003 S&P FI degli anni 60, la quale noi l'abbiamo trasformato la corsa, e Simone con questa macchina ha fatto